Questo webinar è focalizzato sulle novità della legge di bilancio. Parleremo appunto di tutte quelle che sono le novità giuslavoristiche e lascerò anche uno spazio a Giovanni Pizza, che è CEO e fondatore di Bonus X, che è una piattaforma che offre servizi di patronato online, non solo patronato, ma principalmente, insomma, quello che interessa a voi probabilmente è il patronato online. Quindi si può richiedere dalla sua piattaforma, i dipendenti possono richiedere, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, che, come sapete, appunto dal 2022 non vengono più erogati dal datore di lavoro, ma vengono erogati direttamente dall'INPS. Su domanda del lavoratore direttamente dalla piattaforma, può essere fatto appunto anche tramite patronato, e Bonus X offre dei servizi online di questo tipo per facilitare un po' la vita, alle aziende, agli uffici HR e ovviamente anche ai dipendenti. Andiamo in ordine dunque. Premetto che questo webinar ha come focus appunto gli uffici HR, quindi datori di lavoro, e quindi ci focalizzeremo su quelle che sono le novità in tema di lavoro. Ecco, non guarderemo tutte le novità della legge di bilancio. Allora, innanzitutto ci sono stati non delle nuovi sgravi per le assunzioni, c'è stato, diciamo, un po' una revisione di quelli attualmente in essere, e che adesso vedremo. Allora, i tre focus sono stati fatti dalla legge di bilancio per le donne svantaggiate, i giovani e i percettori del reddito di cittadinanza. Allora, nello specifico, per le donne svantaggiate. Per le donne svantaggiate è stato previsto sostanzialmente un rafforzamento, diciamo, dello sgravio in essere, che era stato introdotto già dalla legge Fornero in realtà, però è stato lo scorso anno era stato confermato lo sgravio per le donne svantaggiate al 100% per il biennio 2021-2022, è stato rinnovato per il 2023 con, diciamo, un aumento dello sgravio possibile, che è passato da 6.000 a 8.000 euro. Per donne svantaggiate, cosa si intende? Si intendono delle donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, quindi devono ricadere in uno di questi casi, non devono avere tutti questi requisiti, ma almeno uno, quindi o almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, oppure di qualsiasi età. Sostanzialmente residente principalmente nelle regioni del sud, disoccupate da almeno 6 mesi, di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi, che insomma, però lo sgravio può essere dato per un rapporto di lavoro in quel settore dove c'è una disparità di genere di almeno del 25%, quindi tutti gli anni mettono sostanzialmente, fanno una lista di quelli che sono i settori dove c'è uno svantaggio importante. In quel caso, se io sono un datore di lavoro che devo assumere, ad esempio, nel settore della comunicazione dei software, della progettazione software, ad esempio, devo assumere una donna, se almeno sei stata almeno 6 mesi disoccupata, potrò assumerla con questo sgravio specifico. Oppure di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impegno, cioè disoccupate da almeno 24 mesi. Quindi, se ricade in uno di questi quattro casi, io potrò assumere la persona in questione con uno sgravio, appunto, che arriva fino ad un massimo di 8.000 euro e comprende praticamente tutta la parte di contributi a carico del datore di lavoro. E la misura dell'esonero, appunto, dicevamo, il 100% dei contributi del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, per un periodo che va fino a un massimo di 18 mesi, quindi se è un 12 mesi nel caso di assunzione del contratto a tempo determinato.
importante sapere che sostanzialmente bisogna comunque rispettare quello che viene definito incremento occupazionale netto, cioè vale a dire che comunque deve esserci appunto un incremento occupazionale generale dell'azienda. Under 36, quindi sono comunque sgravi che c'erano già, non, mi focalizzo un pochino su quelle che sono le novità. Allora, sgravi under 36, anche in questo caso sono più anni che c'è questo sgravio, è stato confermato appunto anche per il 2023, quindi parliamo di assunzioni di giovani che abbiano 36 anni non compiuti, quindi li posso assumere fino a quando hanno 35 anni e 365 giorni, per capirci, quindi devono non aver compiuto 36 anni, ecco. Cosa consiste l'esonero? Anche in questo caso il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 8.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi. Ed è portato a 48 mesi se l'azienda ha sede in Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia o Calabria. Quindi in questi casi qua appunto dura anche 48 mesi. Allora, quali sono i rapporti incentivati? Sono le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, rimangono esclusi cose, ad esempio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, l'assunzione dei dirigenti e l'assunzione effettuata entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio. Limiti di fruizione. Il datore di lavoro non deve aver preceduto nei 6 mesi precedenti a praticamente a dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quindi per capirci per giusta causa o scusate, giusta causa per motivi economici economico-organizzativi, quindi per la riduzione di fatturato, ad esempio, per una riorganizzazione aziendale. Quindi non deve aver proceduto a quel tipo di licenziamenti negli ultimi 6 mesi. Per ovviamente però lo stesso tipo di figura, cioè se io assumo ad esempio un idraulico, in buona sostanza non devo aver licenziato un idraulico negli ultimi 6 mesi per motivi organizzativo-economici dell'azienda. È stato inserito in realtà un nuovo sgravio per i percettori del reddito di cittadinanza che è alternativo allo sgravio che esisteva già. Quindi sostanzialmente invece di appunto rafforzare l'altro sgravio, cosa hanno fatto? Ne hanno creato uno nuovo e hanno detto un po' ai datori di lavoro, ne prendete uno tra i due sostanzialmente. L'esonero riconosciuto anche in questo caso nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo degli 8.000 euro sempre annuali. Ho dimenticato di dire che tutti questi tre sgravi, per essere poi effettivamente operativi, hanno bisogno comunque dell'autorizzazione della Commissione europea. Quindi non sono attivi subito, ma lo saranno nei prossimi mesi, una volta che è stata data l'approvazione. Come vi dicevo, questo sgravio è alternativo rispetto a quello che c'era già prima, che prevedeva invece sostanzialmente quindi che hanno introdotto lo scorso anno, che prevedeva uno sgravio pari al minore importo fra l'importo di 780 euro mensili, i contributi previdenziali assistenziali a carico del datore di lavoro o l'importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al nucleo familiare. Quindi in questo caso si deve scegliere fra uno di questi due sgravi se si assume un percettore del reddito di cittadinanza. È stato approvato, è stato confermato anche per il 2023. Sostanzialmente lo sgravio, la de cosiddetta decontribuzione sud, vale a dire lo sgravio del 30% per i lavoratori assunti su una sede appunto del Sud Italia. Quindi si parla solo di conferme, ecco, in questo caso solo una conferma, è stato prolungato di un anno, semplicemente non c'è niente di nuovo. Mentre l'esonero contributivo,
quello che abbiamo visto per la prima volta quest'anno, che è stato dello 0,8% fino a luglio, poi è stato portato al 2% e adesso viene portato addirittura al 3%. Quindi da luglio in poi, se ricordate, è stato portato al 2%, l'abbiamo convogliato nel mese di settembre, se non sbaglio, settembre-ottobre, non mi ricordo più, comunque l'abbiamo convogliato tra settembre-ottobre, però di fatto i primi 6 mesi è stato lo 0,8%. Da luglio a dicembre è stato lo 2%. Adesso l'hanno portato addirittura fino al 3% per i lavoratori con una retribuzione mensile inferiore ai 1923 euro. Quindi sostanzialmente hanno aumentato questo sgravio per coloro che hanno meno di 1923 euro mensili. Hanno lasciato il 2% per i lavoratori che hanno una retribuzione compresa fra i 1923 e i 1962 euro mensili, quindi l'hanno lasciato confermato al 2%, e per gli altri ovviamente non è previsto perché vuole andare ad aiutare un pochino le fasce più basse, i lavoratori con un reddito un pochino più basso. La modalità di calcolo esattamente uguale, non cambia rispetto a quello che è stato il 2022. Un'altra novità che è stata introdotta dalla legge di bilancio è stato una modifica a quello che è il congedo parentale. Il congedo parentale è la maternità facoltativa, per capirci, quindi quella che viene presa dopo i 5 mesi di obbligatoria, che può essere presa dal padre o dalla madre, no? E in questo caso qua cosa hanno previsto? Hanno previsto che sostanzialmente un mese di questo congedo parentale, quindi non viene aumentato il numero di mesi di congedo parentale, ma semplicemente un mese viene pagato all'80% invece del 30%. Ora, in questo caso, scusate, diciamo che stiamo aspettando comunque dei chiarimenti dall'INPS di applicazione, perché la questione è, ad esempio, allora, dato che il congedo parentale, per capirci, può essere preso dal padre o dalla madre, può essere preso anche a giorni o a ore, nel limite massimo appunto di 9 mesi. La domanda è: se ad esempio la mamma inizia a prendere questo congedo parentale per prima e viene pagata la prima settimana, perché ipotizziamo che prenda solo una settimana all'80%, poi dovrà prenderlo la mamma sempre, cioè, nel senso, quell'80% sarà legato alla mamma, o potrà, ad esempio, se prende una settimana al papà, poi essere papà pagato all'80%? Questi sono, diciamo, un po' tutti i dubbi che devono essere chiariti. Quello che si sa è che appunto il congedo obbligatorio di maternità o di paternità deve finire dopo il 31 dicembre 2022 per aver diritto a questo mese pagato all'80%. Facciamo attenzione che per congedo obbligatorio si intende o il congedo della madre, quello dei 5 mesi, o il congedo del padre, quello dei 10 giorni, quello obbligatorio, o il congedo alternativo del padre, vale a dire, qualora ci siano situazioni molto particolari, ad esempio la morte della madre, piuttosto che il mancato riconoscimento da parte della madre del figlio, insomma queste situazioni veramente molto particolari, in quel caso il padre ha diritto a prendersi 5 mesi, in quel caso ovviamente avrà diritto lui a questo mese pagato all'80%. Allora, per quanto riguarda un'altra novità legata alla riduzione del cuneo fiscale, oltre all'esonero che ho detto precedentemente, scusate, c'è la detassazione dei premi di produttività. Allora, la detassazione dei premi di produttività, come sapete, è comunque un regime abbastanza vantaggioso per lavoratore e datore di lavoro, e sostanzialmente prevede che nel momento in cui vengano sottoscritti degli accordi territoriali o aziendali che prevedano dei risultati legati all'efficienza, all'innovazione, alla qualità, e questi risultati poi vengano raggiunti in un periodo così definito congruo,
il datore di lavoro possa erogare dei premi, appunto, che abbiano una tassazione agevolata del 10%. Ora, questi premi per quest'anno, per il 2023, questa tassazione è stata portata dal 10 al 5%. Quindi questa è un'altra novità importante, diciamo, relativamente a questa legge di bilancio. Quali sono, ricordiamo solo, quali sono gli elementi essenziali affinché si possa applicare la detassazione? Allora, in primo luogo, allora, l'importo detassabile comunque è massimo 3.000 euro, 4.000 se c'è il coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Che insomma una cosa abbastanza particolare, però nella generalità dei casi 3.000 euro. E se è previsto nell'accordo, il lavoratore potrà convertire il premio in welfare. Per quanto riguarda invece la procedura, ricordiamo che deve esserci appunto un accordo sottoscritto con i sindacati e questo accordo deve essere depositato entro 30 giorni dalla firma. Presso, in passato era l'ispettorato del lavoro, adesso viene fatto con una procedura telematica su Click Lavoro. I destinatari, chi sono i lavoratori dipendenti, quindi sono assolutamente esclusi i co.co.co, ad esempio gli amministratori tirocinanti, perché si parla di lavoratori dipendenti, che non devono aver avuto nell'anno precedente un reddito superiore agli 80.000 euro, dove dobbiamo considerare ad esempio anche le pensioni. Quindi, in questi casi qua, se sono lavoratore dipendente o ho avuto un reddito nell'anno precedente, in questo caso quindi nel 2022, inferiore agli 80.000, potrò accedere a questa detassazione. Altrimenti, anche se il mio datore di lavoro ha sottoscritto l'accordo e ha fatto tutto, io non potrò accederci. E i risultati premiabili quali sono? Sono quelli legati appunto, dicevamo, alla produttività, alla redditività, alla qualità, all'efficienza e all'innovazione, devono essere risultati che siano oggettivamente verificabili e deve essere definito un periodo congruo di valutazione. E dove periodo congruo, io consiglio di lasciare almeno 6 mesi per quello che è definito periodo congruo, quindi oggi definisco gli obiettivi e devono essere verificabili comunque in un tempo non inferiore a 6 mesi affinché sostanzialmente non abbiate problemi in caso di controlli, ecco. E come vediamo è comunque interessante il premio a livello appunto di lavoratore, nel senso che per un premio di 2.500 euro, dove si viene convertito in welfare, lordo è uguale a netto, come sappiamo, normalmente con una tassazione del 10%. Il lavoratore avrebbe 2.036 euro, quest'anno avrebbe comunque qualcosa in più. Un ragionamento che si può fare è che sostanzialmente in questo modo il legislatore spinge un po' a non convertire il premio in welfare perché è veramente abbastanza è vantaggiosa questa tassazione comunque. Prestazioni di lavoro occasionale. Allora, parliamo dei voucher, presto, cioè i vecchi voucher INPS, quindi quelle prestazioni che devono essere sostanzialmente pagate tramite appunto il portale presto dell'INPS. Quindi in questo caso qua, non parliamo, per chiarire, delle ritenute d'acconto, quelle del 20%, di quel tipo di collaborazione occasionale. Parliamo proprio di quelle prestazioni pagate con i voucher INPS, che sono esenti ai fini fiscali e appunto sono una cosa diversa rispetto alle prestazioni occasionali pagate al 20%. Quindi, cosa è stato fatto? È stato aumentato il limite massimo sostanzialmente. È da 5 a 10 mila euro l'anno, dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore. Resta comunque inalterato il limite dei 5 mila euro percepibili dal prestatore. Il ricorso alle prestazioni occasionali, anche in questo caso, è stato cambiato qualcosina, cioè mentre prima era possibile per i datori di lavoro che non occupavano più di 5 lavoratori,
In questo caso è stato alzato il tetto a 10 laboratori, quindi hanno allargato un pochino sostanzialmente le maglie dell'utilizzo di questi voucher. Inoltre hanno sostanzialmente le nuove disposizioni, appunto hanno anche inserito le attività lavorative di natura occasionale che possono essere pagate tramite questi voucher nell'ambito appunto delle discoteche, delle sale da ballo, eccetera, eccetera. E ricordo una cosa interessante, che questi voucher possono essere erogati anche ai percettori, ad esempio, di NASPI, e essendo esenti, cioè non dovendo neanche essere dichiarati, a differenza della ritenuta d'acconto del 20%, non vanno ad intaccare, ad esempio, l'ammontare della NASPI che viene erogato mensilmente al prestatore, quindi sono comunque uno strumento a mio avviso interessante per quanto macchinoso, nel senso che per poterli utilizzare bisogna prima caricare i soldi tramite F24 sulla piattaforma INPS, aspettare una decina di giorni, dopodiché, previa registrazione del prestatore, dovrà registrarsi sul sito INPS, fornire l'IBAN e tutti i dati. A quel punto io come utilizzatore potrò sostanzialmente assegnare dei voucher presto, si chiamano così, dei voucher al mio prestatore, che vedrà vedersi fare un bonifico direttamente dall'INPS, al netto ovviamente dei contributi, insomma, dei contributi previsti. Allora, smart working. Allora, che cosa cambia anche in questo senso? Allora, in questo senso, semplicemente è stato prorogato fino al 31 marzo la modalità agevolata, quindi per cui non è necessario avere sostanzialmente il contratto di smart working, però è stato prorogato per ora solo per i lavoratori che hanno delle patologie definite dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, quindi ad esempio parliamo dei cardiopatici per capirci. I lavoratori fragili, intesi come disabili gravi, con figli disabili, caregivers, hanno diritto alla priorità, ma non hanno più un diritto assoluto, come non accedono più alla modalità semplificata, come invece coloro che hanno questo tipo di patologie. E in ultimo, altro argomento di forte interesse, buoni benzina 2023. Allora, come penso che insomma molti di voi probabilmente hanno utilizzato, nel 2022 ci sono stati questi buoni benzina da 200 euro che erano in più, on top rispetto ai 258 euro classici di buoni spesa che potevano essere erogati ai lavoratori, per cui io sostanzialmente potevo dare al mio lavoratore 258 euro di buoni di spesa più 200 euro di buoni carburante. Poi, se vi ricordate, sostanzialmente ad agosto, se non sbaglio, è stato aumentato il limite nel 2022 da 258 a 600 euro di buoni spesa che potevo dare, quindi fringe benefit, per poi portarlo a novembre a 3.000 euro. Ora, quest'anno la fotografia è questa: nel 2023 avremo sempre 258 euro, perché per ora quelli sono di buoni spesa o fringe benefit in generale, quindi beni e servizi che io posso dare al mio lavoratore, più 200 euro di buoni carburante. Allora, pare, finché insomma non arrivano chiarimenti di diverso tipo, sembra che le regole siano le stesse del 2022. Quindi, gli posso dare, allora, come modalità di erogazione, posso darlo come appunto anche ad personam, quindi non è necessario un regolamento aziendale, non è necessario avere dei particolari criteri di assegnazione, posso erogarlo sostanzialmente a chi mi pare, ad personam, appunto. Periodo di erogazione: dobbiamo rientrare nell'anno fiscale 2023, quindi deve essere erogato entro il 12 dicembre 2024. È cumulabile, come dicevo, con gli altri buoni spesa, quindi io potrò dare in tutto 458 euro, di cui 258 ad esempio di buoni spesa e 200 di buoni benzina.
Destinatari, se parliamo dei lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dalla soglia di reddito, quindi a differenza di quello che dicevamo prima per i premi di produttività, posso darlo a tutti, anche a chi ha 100.000 euro di reddito. Rimangono esclusi però chi? I co.co.co., gli amministratori e gli stagisti, cioè coloro che non hanno un reddito da lavoro dipendente, perché questi qua hanno un reddito da lavoro, come si dice, assimilato al lavoro dipendente, ma non hanno un reddito da lavoro dipendente. In busta paga è raccomandabile farlo passare con sostanzialmente due voci diverse rispetto ai fringe benefit, in modo da evitare problemi in caso di controllo per far capire che appunto sono i 200 euro di buoni benzina e che non vanno confusi con i 258 euro di fringe benefit. E se connesso al rapporto di lavoro, il buono carburante è anche deducibile, quindi è deducibile dai costi dell'azienda. Ricordiamo infine che si dice buono carburante, ma in realtà può comprendere anche, ad esempio, ovviamente non solo la benzina, ma ad esempio anche le ricariche delle macchine elettriche, ad esempio, e di solito è dato tramite appunto delle schede nominali con le quali sostanzialmente si va dal benzinaio e si fa sostanzialmente la benzina. Allora, io avrei finito e lascerei a questo punto la parola a Giovanni, a cui chiederei di attivare il video e il microfono. Eccomi Laura, grazie. Aspetta che... Ciao Giovanni! Ciao Laura. Ciao, ciao. Se vuoi condividere le slide tue. Ok, dovresti abilitarmi la condivisione. Sì. Intanto mi presento, piacere a Allora. tutti, io sono Giovanni Pizza, CEO di BonusX. BonusX è una startup che ha sviluppato una piattaforma che va a semplificare tutta la parte di gestione e richiesta di bonus pubblici, agevolazioni fiscali, in genere servizi che dall'altra parte possono avere diverse tipologie di pubbliche amministrazioni, dall'INPS all'Agenzia delle Entrate, includendo anche enti locali o regionali. Oggi, l'intervento di oggi, vedremo in agenda, si basa su tre componenti principali. L'assegno unico, con una visione un po' di dettaglio di come funziona l'assegno unico e delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023. Un overview poi della famosa attestazione ISAE per quanto impatti l'assegno unico e infine una breve introduzione appunto su Bonus X e quello che facciamo. Perfetto, allora possiamo scrollare alla slide successiva, che era appunto l'agenda che ho anticipato prima, e poi quella dopo ancora parlando di assegno unico. Dopo ancora. Allora, assegno unico è una prestazione che è stata introdotta nel 2021. E che di fatto va ad impattare molti nuclei familiari in Italia. Anche qua, per darvi uno snapshot della situazione attuale, a novembre sono stati erogati 5,3 milioni, o meglio, all'assegno unico a 5,3 milioni nuclei familiari con una richiesta diretta, più ulteriori 350.000 nuclei familiari tramite l'automatismo con il reddito di cittadinanza. Ed è una prestazione molto molto importante perché va da una media di 130 euro a mese a nucleo familiare con un figlio, fino a superare 1.500 euro al mese per nuclei familiari con 6 o più figli. Quindi sicuramente un aiuto economico interessante. Passando alla slide successiva, vediamo anche perché è stato concepito. Di base, l'assegno unico, che di fatto si chiama assegno unico universale, mirava a due principali novità. Uno era unificare un insieme di interventi che già esistevano pregressamente a fronte del supporto alle famiglie e di fatto è andato a sostituire sei principali misure che sono quello che forse ricordate ancora come bonus mamma domani, bonus bebè, il fondo per l'infanzia, una serie di detrazioni IRPEF a sostegno della famiglia, nonché poi il bonus terzo figlio, un po' meno conosciuto, ma anche diverse assegni al nucleo familiare che oggi sussistono solo per alcune casistiche particolari. Ed inoltre è universale perché ha garantito rispetto alle misure precedenti una copertura molto più ampia, di fatto eliminando il requisito reddituale che veniva spesso richiesto per accedere ad esempio agli ANFO o al bonus bebè.
Scorrendo alla slide successiva, andiamo a vedere invece i tipici beneficiari. Questa potrebbe essere una slide che colpisce alcuni di voi perché tendenzialmente si è portati a pensare che l'assegno unico sia destinato alle sole famiglie con figlie, che è vero per la maggioranza dei casi, ma in realtà c'è la casistica del figlio maggiorenne o del figlio orfano che è comunque coperto dalla normativa. Io oggi non entrerò molto nel dettaglio dei singoli casi, questa però è invece una visione di dettaglio data proprio anche per fornirvi del materiale, poi se volete approfondire su come funziona, diciamo, rispetto alle diverse casistiche. Per quanto riguarda i beneficiari genitori, tendenzialmente basta che si faccia parte di una famiglia, come definita ai sensi ISEE, con minorenni, maggiorenni fino a 21 anni di età che svolgono determinate attività, oppure maggiorenni con disabilità medio grave o non autosufficienti di qualsiasi età. Questi figli maggiorenni possono anche richiedere autonomamente l'assegno unico fin quando appunto fanno parte del nucleo familiare ISEE dei propri genitori, mentre invece eventuali figli orfani che pure sono maggiorenni e svolgono una di queste attività che vedete in elenco fino a 21 anni, oppure senza limiti di età, se hanno disabilità media o grave o non autosufficienza, possono tranquillamente richiedere l'assegno unico, anche se astrattamente non avrebbero fatto parte del nucleo familiare ISEE dei propri genitori. Il concetto quindi che rileva è quello di nucleo familiare ISEE, che è un concetto non proprio intuitivo, lo vedremo dopo anche a livello ISEE, che comporta, diciamo, l'insieme di adulti e bambini che fanno parte, che hanno residenza alla stessa abitazione, ma che è composto anche dai coniugi con diversa residenza, purché non separati o divorziati, e dai figli maggiorenni fino a 26 anni di età, non sposati, senza figlio e a carico IRPEF. È una particolarità la questione del matrimonio, perché paradossalmente nelle vostre aziende potreste avere due ragazzi di 20 anni, magari che svolgono un tirocinio, oppure comunque hanno un'attività con una retribuzione inferiore a 8.000 euro, che idealmente rientrerebbero in entrambi i casi nella richiesta dell'assegno unico, però uno dei due ragazzi, per il solo fatto di non essere sposato, ha diritto alla prestazione, anche se in una famiglia molto benestante, mentre l'altro, che magari è una famiglia meno agiata, per il solo fatto di essere sposato, perderebbe il diritto all'assegno unico. E quindi sono, diciamo, quelle casistiche che comunque su grossissimi numeri vediamo, capitano, e sono dovuti proprio dalla definizione nucleo familiare ISEE ai fini dell'assegno unico. Se scorriamo sulla slide successiva, vediamo un'altra delle domande che capitano più spesso quando si affrontano le prestazioni sociali, che è quella dei requisiti. Oltre ai requisiti già visti per la composizione familiare, ci sono determinati requisiti di cittadinanza da rispettare, ma anche requisiti di residenza. Banalmente bisogna essere residenti e domiciliati in Italia per tutta la durata dell'assegno unico. Quindi questo comporta che se ci sono lavoratori espatriati all'estero, tendenzialmente si perde il diritto alla prestazione. Un'altra particolarità è anche dovuta al concetto di residenza prolungata, che deve essere per almeno 2 anni in Italia, che però può anche non sussistere nel caso in cui si abbia, ad esempio, un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un contratto di lavoro a tempo determinato della durata superiore di 6 mesi, quindi nel caso in cui invece all'opposto abbiate lavoratori esteri, provenienti stranieri, che appunto lavorano nelle vostre ditte in Italia e quindi potrebbero comunque avere requisiti per la richiesta dell'assegno unico. Andando alla slide successiva, è una slide bellissima che chiaramente non vi sto a dettagliare, però rappresenta tutta la struttura complicata nell'erogazione di questi importi. Come abbiamo visto prima, l'importo medio erogato a una famiglia con un figlio è 130 euro, ma questo importo sale parecchio, addirittura nel caso di famiglie con 6 figli arriva a superare i 1.500 euro al mese. La struttura tipica nella erogazione dell'importo dell'assegno unico tiene conto di 3 fattori, gli scaglioni ISEE e l'età. È comunque universale, quindi a prescindere dal valore ISEE, dal valore reddituale e patrimoniale, la famiglia ha comunque diritto all'assegno unico se rispetta i requisiti di residenza, cittadinanza e nucleo familiare, però ci sono diverse maggiorazioni previste in relazione all'età del figlio e appunto allo scaglione ISEE di appartenenza. Ci sono ulteriori maggiorazioni per ogni figlio che tengono conto del fatto che sia un figlio successivo al secondo, oppure un figlio che ha disabilità, oppure una madre con età inferiore ai 21 anni, oppure che entrambi i genitori siano lavoranti, o infine, e questa è una novità normativa introdotta dalla legge di bilancio, nel caso in cui ci siano figli che hanno tra 1 e 3 anni, in nuclei familiari con età con un numero di figli superiore a 3. Quindi è prevista una nuova maggiorazione che incrementa l'importo destinato al figlio di un ulteriore 50%.
Inoltre ci sono altre maggiorazioni che tengono conto del fatto che la famiglia poteva richiedere IANF nel 2021 per evitare, diciamo, un trattamento di svantaggio rispetto a quella che era l'erogazione ANF nel 2021, oppure se il nucleo ha 4 più figlie. In questo caso l'importo è stato elevato dalla legge di bilancio da ulteriori 100 a ulteriori 150 euro sull'assegno mensile, o ancora se sono presenti figli con età inferiore a un anno. Andando alla slide successiva, invece vediamo un'altra tipica domanda che capita sull'assegno unico, che è appunto come fare richiesta. Ci sono in primis alcuni automatismi. Gli automatismi riguardano i percettori del reddito di cittadinanza, che tendenzialmente hanno l'assegno unico erogato in automatico. Se ciò non accade, devono predisporre il modello RDC-U, ma anche le persone che già hanno richiesto l'assegno unico nel corso del 2022. I canali disponibili sono il sito dell'INPS, il numero verde predisposto stesso dall'INPS, gli enti di patronato o appunto anche tramite Bonus X. La documentazione è abbastanza semplice, riguarda tendenzialmente documenti di riconoscimento del richiedente, alcuni documenti integrativi in caso si sia extracomunitari, separati, oppure per appunto certificare la condizione di disabilità del figlio o l'attività svolta dal figlio con meno di 21 anni, e infine eventualmente l'attestazione ISE per aver diritto ad alcune maggiorazioni. Infine, andando a vedere la durata e le scadenze, una precisazione importante che differenzia molto l'assegno unico rispetto agli ANF è quella delle mensilità coperte. Infatti l'assegno unico viene richiesto e copre le mensilità dal marzo del mese in corso al febbraio del mese successivo. Ricorderete che gli ANF invece coprivano le mensilità dal 1 luglio del mese in corso al 30 giugno dell'annualità successiva. La domanda va presentata dal 1 gennaio, però anche qui ci sono diversi alert per i richiedenti e lavoratori. Se la domanda è presentata tra il 1 gennaio e il 28 febbraio, l'assegno unico è corrisposto da metà marzo. Se la domanda viene presentata dal 1 marzo al 30 giugno, viene corrisposta dal mese successivo, ma si ha comunque diritto agli arretrati. Se la domanda invece è predisposta dopo il 30 giugno, si perde il diritto agli arretrati e si ha la erogazione dal mese successivo. Ci sono alcune variazioni che vanno comunicate. Quelle più importanti riguardano la nascita di un figlio, eventuali variazioni dell'ISE, delle condizioni di disabilità, delle modifiche relative alla ripartizione dell'assegno unico tra i genitori, ma anche se ci sono casi di separazione o matrimonio, oppure appunto se si vuole variare la modalità di pagamento dell'assegno unico, che tendenzialmente avviene o tramite bonifico domiciliato o appunto tramite accredito diretto sul conto del richiedente. Inoltre, anche per quanto riguarda le maggiorazioni ISE, tendenzialmente vanno comunicate tra gennaio e febbraio per aver diritto alla maggiorazione dal 1 marzo, mentre invece il gennaio e il febbraio 2023 sono ancora basati sull'andamento, sull'indicatore ISE del 2022. Anche qui bisogna stare attenti a fornire l'ISE in determinate scadenze per non perdere il diritto ad eventuali maggiorazioni sugli arretrati. Le prossime slide invece riguardano un veloce snapshot sull'attestazione ISE. L'attestazione ISE è di fatto un certificato di sintesi prodotto dall'INPS che descrive con un unico indicatore la situazione economica delle famiglie. Situazione economica che definita situazione economica equivalente perché non tiene conto solo di fattori reddituali e patrimoniali, ma anche proprio fattori familiari come la composizione del nucleo familiare o la presenza o meno di disabilità. È un indicatore molto importante ma anche molto complesso. Infatti vediamo dalla slide successiva che si differenziano diverse tipologie di ISA a seconda appunto di quali siano le prestazioni di interesse. Non entro nel dettaglio, ma sicuramente una cosa importante da sapere è l'ISA corrente, cioè l'ISA solitamente fa riferimento ai redditi e patrimoni del secondo anno precedente rispetto a quello in corso, quindi un ISA 2023 fa riferimento ai redditi e patrimoni del 2021. Se nel frattempo è peggiorata la situazione familiare del lavoratore, ad esempio perché è in cassa integrazione o ha perso il lavoratore può richiedere l'ISE corrente che tiene conto dei redditi o degli ultimi 2 mesi o degli ultimi 12 mesi e dei patrimoni del primo anno precedente, quindi al 31 dicembre 2022, quindi non più al 2021, a partire dal 1 aprile di quest'anno. È una precisazione importante perché, specie in uno scenario di crisi come quello attuale, molte persone non sanno che possono richiedere questo aggiornamento del valore ISE e quindi accedere a maggiorazioni sulle prestazioni sociali e i servizi a cui hanno diritto da parte degli enti pubblici. Andando sull'ultima slide dell'ISE, voglio giusto qui riportare velocemente 3 criticità che di fatto non lo rendono un indicatore banale. La prima è la definizione nucleo familiare, perché in realtà non è una nozione scontata,
il nucleo familiare cambia a seconda della tipologia di ISEE e dello stesso familiare. Per esempio, abbiamo gestito casi in cui una madre aveva tre figli avuti con tre persone diverse. In questo caso, quel nucleo familiare aveva un ISEE ordinario, ma tre diversi ISEE minorenni, che cambiavano a seconda del singolo figlio da considerare per la prestazione, perché cambiava la componente legata all'altro genitore. Inoltre, anche gli intervalli temporali dell'ISEE non sono scontati e spesso creano disagi alle persone, perché, come dicevamo, fa spesso riferimento a redditi e patrimoni del secondo anno precedente, però, ad esempio, se la persona è in affitto, quindi se il lavoratore è in affitto, rileva l'affitto dell'anno in corso, così come rileva la presenza di veicoli dell'anno in corso e la situazione familiare dell'anno in corso. L'ultima problematica che vediamo spesso è quella sulla reperibilità dei dati. A volte il lavoratore dimentica di avere una certificazione unica per un lavoro occasionale di 2 settimane, appunto legata al secondo anno precedente, e l'ISEE viene respinto per difformità. Altre problematiche, sempre sui dati, sono è la necessità di avere dati da parte di tutti i familiari, quindi eventualmente anche familiari con cui non si è più in buoni rapporti. E quello chiaramente può creare nella pratica un bel po' di problemi. Infine, facendo una velocissima overview di Bonus X, giusto per darvi qualche numero, perché esiste Bonus X? Perché attualmente, se vediamo lo scenario italiano, ogni anno sono spesi più di 494 miliardi in questa tipologia di servizi al cittadino, servizi che rispondono a esigenze diverse come famiglia, diritto allo studio, imprenditoria, appunto per i caregiver che hanno genitori anziani con condizioni di disabilità. Ciò nonostante, mediamente, per ogni singola agevolazione, tra il 20 e il 60% degli aventi diritto non riesce ad accedervi. Quindi, se andiamo alla slide successiva, noi come operiamo di fatto? Consentiamo all'utente di registrarsi, inserire i dati, in base a questi dati visualizza l'insieme di agevolazioni pubbliche a quel diritto, sia che vengono dagli enti centrali che regionali o locali. Tramite la piattaforma può velocemente richiedere tutti i servizi. Inoltre riceve notifiche automatico per nuovi bonus o scadenze da rispettare per conservare l'accesso alle agevolazioni e bonus già richiesti. Andando sulla slide successiva, vediamo anche il modello per aziende. Di fatto noi abbiamo lanciato un modello per aziende a ottobre, dove aziende partner si abbonano, i propri dipendenti accedono alla piattaforma e possono appunto incrementare il proprio reddito netto, sia ottimizzando la tassazione che avendo accesso a questi contributi pubblici, e migliorare anche la work-life balance con una serie di servizi come bonus asilo nido, congedi parentali facoltativi e simili, che vanno appunto proprio a operare sul miglioramento della vita familiare del lavoratore. E sulla slide successiva vediamo uno snapshot proprio del vantaggio in termini aziendali. È sicuramente una misura che porta a un incremento del reddito netto dei dipendenti a fronte di un costo inferiore rispetto alle alternative disponibili, quella tipica del salario. Chiaramente tutte le problematiche di cuneo fiscale che conoscete benissimo, il corporate welfare dove comunque l'azienda a pagare il servizio e quindi c'è un rapporto uno a uno, mentre invece in caso di Bonus X l'azienda di fatto finanzia un migliore accesso al welfare pubblico preesistente e quindi riesce ad ottenere un vantaggio per il dipendente in un rapporto 7 a 1 rispetto al costo aziendale. Infine, per darvi qualche numero sulla piattaforma, alla slide successiva vediamo l'andamento 2022, è un portale che esiste da gennaio 2022, nel corso di un anno ha avuto più di 187.000 utenti, ha contribuito a far erogare più di 16 milioni di bonus pubblici e ha ottenuto più di 1.500 recensioni con una valutazione media di 4,8 su 5. Io, Laura, ho concluso l'overview e chiaramente se ci sono domande sono a disposizione sia ora che offline. Qui i miei contatti. Ok, andiamo con le domande, vediamo che cosa c'è, proviamo a rispondere. Va Allora, qua mi benissimo. si chiede, allora, la detassazione del primo risultato dal 10 al 5%, impatto sui bonus aziendali oggetto di accordo relativo al 2022 derogati nel 2023? Allora, no, questa cosa è per il 2023, quindi avrà impatto sui bonus effettivamente erogati nel 2023. Parliamo della detassazione dei primi di risultato dal 10 al 5%. Ok, per ora non vedo altre domande, potete scrivere sulla domande e risposte. Questa volta siamo stati super chiari, insomma. Ah, ok, congedo parentale.
Congedo parentale, mese all'80%, come si distingue dagli altri mesi? Allora, adesso poi magari io rispondo, però dato che comunque questa è la domanda del congedo parentale, può essere fatta anche tramite il bonus X, se insomma Giovanni vuole integrare, assolutamente il benvenuto. Allora, in realtà anche questa è un'altra domanda, nel senso che è un'altra bella domanda, nel senso che secondo, dovranno arrivare dei chiarimenti da parte dell'INPS. Nel senso che io immagino che quando insomma viene fatta la domanda dal lavoratore, la ricevuta dovrà riportare una qualche dicitura, perché altrimenti il datore di lavoro non potrà essere in grado di pagare questo mese all'80%. Così come, ad esempio, vi faccio un esempio, c'era il congedo parentale Covid, che era proprio una procedura a parte rispetto al congedo parentale normale. Io immagino che succeda la stessa cosa, però vi ripeto, aspettiamo chiarimenti in questo senso. Non so se Giovanni tu hai qualcosa da, hai delle integrazioni da fare. No, Laura, confermo, anche noi siamo in attesa di circolari in merito e nel frattempo, diciamo, abbiamo aggiornato il servizio in termini di importi e contenuti, però di fatto siamo in attesa di chiarimenti. Ok, aspettiamo un attimo per... Ok, sì. Qua mi riportano, è come l'azienda identifica il mese all'80%, risposta di prima, cioè aspettiamo chiarimenti, però dovrebbe, in teoria dovrebbe esserci scritto sulla ricevuta, se no il datore di lavoro non è in grado di avere questa informazione, assolutamente. Allora, qua mi chiede, posso usufruire dello sgravio Under 36 nel caso in cui venga assunto un ex apprendista? Allora, in questo caso vengono applicate le regole, quelle che c'erano prima dell'Under 36, quindi vado a memoria, però non impattano periodi di apprendistato fatti precedentemente con altri datori di lavoro. Non impattano, quindi si possono assumere ex apprendisti che non abbiano finito l'apprendistato presso altri datori di lavoro. E se no, comunque ricordo che è strutturale lo sgravio Under 30 per la conferma degli apprendisti, quindi oltre ai 3 anni di apprendistato, il quarto che di fatto è comunque una decontribuzione legata alla conferma dell'apprendista, c'è ancora questo 50%. Se l'apprendista viene confermato entro i 30 anni, quindi ok. Allora, qua mi viene chiesto: congedo parentale, il mese più l'80%, il termine del 31-12-2022 riguarda la nascita di un figlio. Allora, il termine del 31-12-2022 riguarda il termine del congedo obbligatorio del padre o della madre. Quindi se ad esempio io ho avuto un figlio, facciamo esempio, a novembre, per cui ho fatto 2 mesi prima la nascita del figlio e 3 mesi dopo, il mio congedo obbligatorio finirà a gennaio 2023. In quel caso avrò diritto a questo mese pagato all'80%. Se invece mio figlio è nato a luglio e ho terminato il congedo obbligatorio, ad esempio a novembre, ok, perché magari avevo fatto un po' di posticipata, in quel caso, dato che l'ho terminato nel 2022 il congedo obbligatorio, quindi 5 mesi obbligatori, quelli pagati all'80% in cui la madre non può lavorare, quindi parliamo di quelli, in quel caso non avrò diritto a questo mese pagato all'80%. Sempre su queste cose, Giovanni, se vuoi aggiungere, dato che anche tu su queste cose sei sul pezzo, aggiungi pure. No, no, Allora. confermo, rileva la maternità e la paternità obbligatoria per la tempistica. Esatto, infatti per me la domanda è anche, cioè nel senso la questione è anche, non stavo pensando nel caso in cui il padre, no, perché comunque il congedo obbligatorio dei 10 giorni, il papà deve prenderlo entro i 5 mesi di nascita. Quindi in teoria, paradossalmente, potrebbe essere, si potrebbe verificare il caso in cui, ad esempio, la mamma ha fatto il congedo obbligatorio classico dei 2 mesi prima e 3 mesi dopo, e mettiamo che l'abbia finito, non lo so io, a dicembre, però lì in quel caso il figlio ha 3 mesi, perché la mamma ha
insomma, ha compiuto 3 mesi, è finito il congedo obbligatorio, però il papà ha 5 mesi di tempo per prendere 10 giorni. In quel caso, se il papà prende i 10 giorni a gennaio, avrebbe diritto a quel mese aggiuntivo, però comunque sono casi ovviamente super soggettivi che devono essere verificati dall'INPS, in cui il diretto interessato dovrà fare domanda all'INPS o insomma tramite anche patronato, tramite bonus X. Bisogna verificare chiaramente caso per caso. Allora, come viene erogato il bonus benzina in caso di auto elettrica? Si rimborsano le bollette? No, 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 no. Assolutamente no. In caso di auto elettrica ci sono, si parla, allora non si è parlato mai di rimborso, ma comunque di erogazione. Immagino che in questo caso i gestori abbiano previsto tipo delle carte carburante, delle carte per fare la ricarica, però non si parla di rimborso, quindi comunque deve esserci sostanzialmente il pagamento diretto sostanzialmente, i soldi non possono passare dal lavoratore dipendente, quindi deve esserci una carta nominale sostanzialmente. Adesso io, su questo caso specifico delle auto elettriche, dovrei informarmi bene su come funziona, però il rimborso io lo escludo assolutamente. Allora. Ok, ma in realtà mi chiedono una cosa per te, Giovanni. Ancora mi chiedono, allora, se un'azienda ha, diciamo, alcuni dipendenti stanno già usando il bonus X sostanzialmente con il codice sconto con una convenzione che hanno fatto con voi. Alcuni dipendenti stanno utilizzando i vostri servizi con questo codice sconto. Non devono attivare nulla la tua azienda, giusto? Perché in questo caso lo utilizzano semplicemente i lavoratori come singoli cittadini, diciamo così. Sì, sarebbe, diciamo, è un utilizzo che è ancora previsto per gli utenti con la scontistica. Diciamo, il vantaggio del nuovo modello è che l'azienda rende la partnership completamente deducibile ed esente, rispettati determinati requisiti, poi Laura, di cui tu chiaramente sei super esperta in termini di fiscalità, e quindi di fatto si va anche a ottimizzare la spesa, perché l'IVA diventa un giro di posta per l'azienda rispetto al dipendente. L'azienda pagando un abbonamento ha nel complesso un costo inferiore rispetto al singolo dipendente e appunto lo può portare completamente in deduzione, quindi andando ad ottimizzare anche la parte di cuneo fiscale. Però se nel frattempo ci sono già partnership con codici sconto per i dipendenti, quelli restano tranquillamente validi. Diciamo che appunto ricordiamo che i servizi offerti come quello che offre appunto Bonus X sono servizi che rientrano nella categoria sostanzialmente dei fringe benefit erogabili ai dipendenti. Ora, se io li erogo alla generalità o a categorie di dipendenti, cioè li metto a disposizione, quindi io azienda decido di pagarli per la generalità o categoria di dipendenti. Questi saranno esenti di base. Dopodiché, se io faccio un regolamento, un accordo in cui definisco l'erogazione, le tempistiche, anche per quanto erogherò sostanzialmente questi servizi ai miei dipendenti, potranno essere anche comunque deducibili a livello aziendale. Quindi, ad esempio, decido di regalare, tra virgolette, 50 euro di servizi patronato online a tutti i miei dipendenti, lo faccio tramite regolamento per 3 anni. In quel caso, sostanzialmente, sarà per il lavoratore completamente esente e sarà anche deducibile a livello aziendale. Quindi in questo caso bisogna anche un attimo capire le modalità di erogazione e l'impatto che hanno sia sulla fiscalità del dipendente, sui costi azienda, perché vanno a impattare eventualmente anche i contributi a carico azienda, e anche sui costi azienda, nel senso che io azienda me lo posso dedurre o meno in base a come imposto la cosa. Però potenzialmente il fringe benefit di patronato online in questo caso può essere completamente esente per i lavoratori dipendenti e deducibile per l'azienda, anche se ne pago una sola parte. Ad esempio, invento l'ISEE
Bonus X lo fa pagare indicativamente a prezzo pieno quanto 10 euro mi sembra, Sì, no? è inclusa. 10 euro IVA inclusa. Ok, io datore di lavoro posso dire: ok, io ti pago 5 euro come contributo per l'ISEE, in modo che a te costi solo 5 dipendente. Rientra allo stesso modo, cioè esattamente vale il discorso che abbiamo fatto prima, cioè quei 5 euro che io datore di lavoro ho messo sul tavolo affinché il mio lavoratore faccia più agevolmente l'ISEE online e non vada a fare la coda al patronato e di fatto un servizio che sto dando e quindi può rientrare nei fringe benefit e può essere potenzialmente completamente detassato, esente, può essere anche oggetto di conversione in welfare di premi di risultato volendo, cioè se il lavoratore può dire decido di convertire 50 euro per insomma farmi tutte le richieste di ISEE, congedi, tutto quello che posso richiedere, bonus gas, bonus qualsiasi cosa lo si fa lì, no? Esatto. È completamente integrabile all'interno di un piano di welfare, questo voglio dire, algún tipo di servizio del genere. Ok, allora a me sembra di aver risposto più o meno a tutte le domande. Allora ribadisco che io e Giovanni rimaniamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. Se ne aveste bisogno, trovate i contatti nelle slide che vi manderemo tra domani e dopodomani. Vi manderemo anche il solito questionario affinché insomma ci diate eventualmente degli spunti per migliorare. Per ora ho finito e vi ringrazio. Grazie Giovanni per la Grazie a te partecipazione. Laura, grazie a tutti. Buona Ciao, giornata, buon lavoro. ciao a tutti.